del credito di imposta, su che cosa? Allora, guardi, la domanda fiscale, e io rispondo volentieri. L'accesso alla mediazione ha dei costi che sono calmierati laddove la mediazione dovesse procedere oltre un primo incontro di programmazione, nel quale il mediatore ascolta le parti e valuta con loro la possibilità oggettiva di individuare un possibile accordo all'interno del procedimento. Da lì in poi, fino a lì, il costo è zero, si pagano solo i diritti di segreteria, sì, che sono 40 euro più IVA, okay, più il costo della raccomandata. Nel momento in cui il procedimento comincia ad essere amministrato dal mediatore, quindi vengono fatte le sessioni congiunte, le sessioni separate, si cominciano ad esplorare veramente i bisogni e gli interessi delle parti, scatta il servizio che ha un costo. Questo costo è un costo calmierato che va dai 43 euro a circa 1000 euro nell'ambito delle materie obbligatorie, oltre 250.000 euro di controversia, altrimenti stiamo parlando fino a 50.000 euro di compensi che sono sotto i 500 euro di costo. Per tutte le controversie, per fare un esempio, fino a 5.000 euro, per l'intero procedimento di mediazione siamo sotto i 100 euro, per l'intero procedimento di mediazione, sempre più quei famosi 40 euro. Però sono persi, cioè, 40 non sono coperte per le imposte, giusto? Il servizio di mediazione invece ha un credito d'imposta che lei potrà far valere previa ricezione di una proposta. No, diciamo che lei sia servito del procedimento di mediazione e che noi abbiamo l'obbligo di segnalare una incombenza che ha il responsabile della segreteria Alessandro De Marti, di segnalare fattura per fattura e codice fiscale per codice fiscale al Ministero chi si è servito del servizio di mediazione e quanto ha pagato. Il Ministero verifica, una prima cosa è che tutte le parti abbiano pagato uguale, perché ci sia un trattamento equivalente anche tra le parti. Questo è un aspetto importante per evitare dei clientelismi che è opportuno che non abbiano luogo, no? Dopodiché lei ha pagato per un procedimento di mediazione, ipotizziamo, 200 euro, no? Perché rientrava in quella fascia lì. Ha ricevuto la fattura di 200 euro più IVA, facciamo, riceve, grazie alla comunicazione che noi facciamo al Ministero, una comunicazione da parte del Ministero, dice che risulta che lei ha autorizzato questo servizio e conseguentemente ha diritto a un credito d'imposta a valere sull'indennità sui 200 euro. Questo credito d'imposta è di 250 euro fino a 250 euro sempre, anche se la mediazione fallisce. Quindi lei ha speso 200 euro. La mediazione che sia fallita o che sia andata a buon fine è sempre gratuita, perché c'è un credito d'imposta fino a 250 euro sempre. Ipotizziamo invece che lei abbia speso 700 euro, controversia molto importante, no? Fino a 250 euro, anche se fallisce, lei ha credito d'imposta. Quindi c'è un rigo del 730 o del unico, che è servizio di conciliazione, dove lei detrae. Lei detrae totalmente ai fini IRPEF, sì, sì, se lei è un privato, altrimenti ai fini IRAP, se è un soggetto passivo dell'imposta IRAP, detrae il costo della mediazione fino a 250 euro. Se però si è concluso con accordo. È la percentuale delle detrazioni del 19%. No, 100%. Però è deducibile, no? No, è detraibile dall'IRPEF. La deduzione è a valersi sulla base imponibile, la detrazione è a valersi sull'imposta. Sì. Quindi, essendo una detrazione è a valersi sull'imposta, quindi se lei va dal dentista ha la percentuale di detrazione sul totale che spende, no? Sì. 19% di 1000 euro, sì, 190. 190 euro, sì. Ma è una detrazione, sì, no? Questa è una detrazione, solo che è del 100%, non del 19%, di quello che lei è deduzione. Detrazione. La detrazione agisce sulla base imponibile. E lei la applica prima di calcolare l'imposta, quindi è meno efficace la deduzione. La detrazione agisce direttamente sull'imposta, e quindi è piena, no? Lei, se deve pagare con guaglio 730, 1000 euro di IRPEF e ha fatto una mediazione fallita, 250 euro di credito d'imposta, lei lo detrae comunque e quindi paga 750 anziché 1000 euro. Se invece la mediazione è andata a buon fine, sempre la famosa mediazione dove lei ha speso 700 euro, ne detrae 500. Andrò a cercare il rigo. Guardi il rigo, c'è, certo. Non per mia necessità, ma per mia curiosità. Lo faccia volentieri. Abbastanza. Servizio di conciliazione si chiama. Lo trova nell'unico, nel 730, la dichiarazione IRA. Sarà del 4